Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo episodio di Resident Evil 2. Nello scorso episodio abbiamo conosciuto Irons il capo e abbiamo preso l'ultima chiave, questa a cuori, dove possiamo aprire le ultime due porte e proseguire con la storia. Allora, se non sbaglio, una delle porte sta proprio di sotto. O sono entrambe di sotto? Sì, dovrebbero essere entrambi giù. Stavo controllando se avevo preso l'accendino, perché a breve ci serve. Sì, volendo posso anche scendere di sotto. Volendo, da questa parte, perché mi sembra proprio che si scende. Sì, vado proprio qui. Una è questa. Come inutile scherzare. Ah, ci potevo andare a quella porta lì. Quella lì che stava all'altro corridoio. Vabbè, non fa niente. Oh, prendiamoci queste due belle erbette. Ah, il cavo, mi sono scordato. Lo dovevo mettere di qua, infatti. Ah, qui c'è un'altra porta. Vediamo un po' cosa c'è, se ci sono munizioni, no? Sotto più quasi... Ah, come, un'altra chiave. Oh, ragazzi, allora scusate, ma pensavo che avevo finito con le chiavi. Invece a quanto pare no. Oddio, cani. Bei cagnolini, venite qua a me. I cani sono un po' tosti, eh. Qua sono anche due. Oh, non muori mai proprio, eh. Insomma, sa che è meglio usare questa balestra, tanto 4 colpi di pistola non ci faccio niente. Vaffanculo, ce ne stanno addirittura due. Qua ci posso andare? Sì, dobbiamo prendere l'altra chiave. Tacci tua. Sono in attenzione. A parte c'avevo pure il coso. Volessi andare qui, ci posso andare. Sì, lì sotto c'è anche il baule. Quindi possiamo anche, volendo, andarcene subito giù. No, volendo, ci devo andare tanto. Il di cani è pieno. Dove sta? Non mi inculo proprio, speriamo. Vai, vai, speriamo di no. Ok, la vediamo un po' qua se c'è qualche erbetta, no? Cioè, sì, ce l'ho, però non voglio usarla così. Allora, bene, bene. Qui c'è un altro baule. Direi che posso prendermi. Allora, intanto mi poso questo. Queste le metto qua. Queste anche me le poso. Mi porto solo... Mi porto queste e mi porto queste qua.
qua c'ho qualcosa, il cavo elettrico che mi serve a breve. Bene. Posso proseguire. Adesso mi sa che devo dare il cambio con Sherry, perché adesso utilizziamo Sherry. Ah, per prendere l'ultima chiave, giusto? Me la dà proprio Sherry, quindi ho fatto bene a passare per di qua subito. Sherry. I've been looking everywhere for you. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go. No, I won't. What's the matter? Don't you trust me? It's not that, Claire. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Piccola. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Wait, Sherry, don't go alone. E ovviamente questa Sherry! Parte dobbiamo farla noi. Allora, premo F1, il save state perché è meglio. Vediamo un po' qua se c'è qualcosa, no? Dobbiamo prendere l'ascensore. Ah, per fortuna anche con Sherry ci sono solo i zombie come ostacoli. Invece con Ada, se impersoniamo Leon, ci sono i cani di fuori. Ma no, ci stanno anche qua i cani. Ma perché? Cioè, potevano andare un po' più leggeri visto che... Tacci tua! Visto che c'è una bambina! Vabbè, sì. Aspetta, ma ce l'ho un spray medico almeno appresso, almeno quello. Vabbè, ma è proprio qua. Oh, li mortacci tua, fammi passare. Cazzo de cane, oh. Eh sì, qua dovevo andare. E qui dobbiamo spostare questi qua. Ah, li può spostare pure lei questi, va bene. Allora, dunque, mi devo ricordare come si fa. Ok. Una mossa esce. Ok, se è una bambina, ma qua non è che potremmo stare ore per fa. Ce la fai? Grande! Bravissima, bravissima. Però mi sa che ho fatto una cazzata. Fatto una cazzata. Perché ma questo come cazzo lo sposto da qua? Cioè questa andava là. Perfetto. La mitraglietta, quando che prendo la scheda dell'armeria, me la prendo. Tanto non so se poi farò anche la parte B con Leon. Per cui, allora, poi tocca vedere come va comunque, cioè questi video, come vanno, se ho visualizzazioni, mi piace, commenti e tutto quanto, continuerò a farle, continuerò a portare gameplay, tanto a me piace pure. Allora, qui c'è l'ultima chiave. Eccola qua, la famosa chiave fiori. Ripremiamo F1 e torniamoci indietro. Adesso però io volevo vedere un attimo una cosa al volo qua, cosa c'è. Qui c'è un'altra porta. Tanto mo ripremo F3. Vedete qua cosa c'è. Se non c'è niente di importante, ripremo F3. Vado direttamente. Ah, qua ci sono le fogne. Ah, queste ci stanno. Oh, non parò per cazzo così, andiamo. Senti, io uso subito, non si può mai sapere. Essendo piccola può essere che magari accusa di più i danni. Tanto poi, cioè questa è la prima e l'ultima volta che usiamo Sherry, quindi ne troverà altri di spray medici.
Sherry, are you okay? Did you find your dad? Yes, I'm okay. But I couldn't find him. But I did find something else for you. Here! Che lanciatrice! Benissimo. Thanks, sweetie. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me. Claire! I can't reach the ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. No, no, state qua, perché lì ci stanno i cani. Senza armi, sei proprio bada a te stessa, senza armi. Sherry, come back! Sherry! Sherry! Claire, ormai se ne ita. Qua tocca pensare pure a noi adesso, eh. Allora, vediamo un po' se me la fa prendere sta cazzo di chiave. Non me la fa prendere, oh. Ok. Oh, e dai, e pian po' ste munizioni, oh. Ma perché non me le fa prendere? Oh. Adesso, prima di andarcene, passo un attimo qua. Poso la pistola perché tanto non c'ho munizioni. Poi ci stanno i cani, quindi è meglio averci la balestra e il lanciagranate. Però uso solamente quelle esplosive. Diciamo che sì, sono quelle medie, perché quelle più deboli sono quelle di fuoco. Quelle medie sono quelle esplosive. E quelle invece più forti sono quelle acide. Quindi, però tanto 4 colpi di pistola non servono a niente, per cui facciamo bene così. Poi senti, io per liberare più spazio possibile poso queste. Io non so se posarle adesso. Ma sì, le poso. Poi vedo io. Posiamoci questo, cioè mettiamoci questo e andiamo. Perché ora dobbiamo andare a aprire quella porta là che sta sopra le scale. Però ho visto che c'è anche un'altra parte dove possiamo andare. Sì, voglio salire a scala. Questi manco li faccio fuori, tanto sto andando via subito. Mazza, quanti cani, quanti. Oh, ma che c'è sta il canile qua? E molla. Senti, è meglio usarla questa. Lo so che magari per l'attenzione potevo aspettare. Questo lo fa fuori subito. Non ci stanno i cani, ma ci stanno questi peggio. Sì, vabbè. Ah, qua c'è anche un'altra piantina, Sapello, infatti, la potevo andare qua. La potevo curare qua. Mi sono scordato. Qui c'è, mi sembra ci sta anche un piccolo enigma da fare. La corrente può essere incanalata nelle aree, ok. Ah, ma io questo poi non è che me lo ricordo come si faceva, A me sembra era su. Giù. Su. Giù e su. Corrente ok, ci sono andato a cazzo, cioè più che a cazzo a memoria, che mi ricordavo che io facevo così, ho sempre fatto così. Qua c'è una mappa che non prenderò perché tanto so come, so dove devo andare, quindi sinceramente poi non l'ho mai usate le mappe in tutti quanti i Resident Evil, mai usate proprio. Forse avrò sbagliato, però mi sono sempre trovato bene così pure. Adesso posso entrare qua? No, così. È chiuso elettronicamente. C'è un lettore di schede. Sì, allora famo tutto quanto il giro. Devo fare tantissime cose qua, ma proprio tante ne devo fare. Però vabbè, tanto passo prima qui. Tanto mi sembra che qua non possa andare oltre, che c'è il camion. Giusto?
Sì, non ci posso andare adesso, infatti. Vabbè, meglio così. Allora, qui c'è. Ci sono altre erbette. Sembra pure quella blu c'era, no? Tanto ha voglia qua a mettere cose. Quindi adesso ce ne possiamo andare. Ah no, lì c'è una chiave. No, qua prendiamo la scheda qua dentro. Ma qua è pieno di zombie. Mi conviene usare questa allora. Ma qui ci sono. Ok, prendiamo scheda rossa. Beh, sì, vediamo qua. Ho fatto bene a far così. Allora, adesso possiamo andare all'armeria, giusto? Ah sì, ok, devo farlo io. Devo selezionare io forse, giusto? Ok. Qui troviamo un sacco di belle cose, ragazzi. Tante, tante, tante armi e tanti caricatori. Quindi facciamo così. Allora ci prendiamo queste. Se possiamo anche ritornare alla nostra fidata pistola. Ci prendiamo la borsa più grande e anche il mitragliatore. Borsa. E ci prendiamo anche il mitra. Vabbè dai, su. Lo voglio prendere lo stesso, tanto. Tanto cioè se può giocare anche senza mitra alla fine. Cioè mo l'ho preso perché c'è stata la possibilità. Però comunque non sapendo se faccio anche Leon B, la parte di Leon, ho deciso di prenderla e ho fatto anche bene. Perché ora siamo armati fino ai denti. Ora ce ne possiamo andare direttamente tutto indietro, sbagliato posto. Ecco qua, sì, da qua. No, speriamo non ci stanno i zombie, almeno metto il cavetto. No, infatti. Ed ecco, io ce l'ho. Guardate un po'. Perfetto. A vedere cosa c'è in questa stanza. Non c'è niente. Oh, delle granate acide utilissime. Sì, il diario del guardiano. Un po' qua se questo c'è qualcosa. Sono stati squarciati gola e addome. Bene. Direi che per oggi, ragazzi, basta così. Adesso vado a posare tutto.
Visto che ci siamo, ragazzi, vado anche a aprire quell'altra porta che... mi sembra che è l'ultima, non voglio darlo per sicuro come ho fatto prima. Prima ero proprio convinto che non c'erano più chiavi da prendere. Invece sì. Benissimo. Che è proprio questo. Questa chiave non serve più. Sì, andiamo a prendere quest'ultimo oggetto. E possiamo anche concludere la puntata. Allora, ops. Senti, Kiko. Ci stanno altri? No, non ce ne stanno altri, c'è un rullino di foto. Allora, qua bisogna usare l'accendino. Se mi ricordo bene, questo è il primo. Ah, sì, perché questi... ok, questo. E questo. Sì, mi ricordavo bene. Andiamo un ultimo ingranaggio. Ma io devo ancora prendere l'altro pezzo di pietra blu. Quello forse sta nelle fogne, forse. Benissimo, ragazzi. Il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e condividete. Iscrivetevi al mio canale. Poi volevo fare un piccolo appunto. Se volete, magari se avete visto questo video, ne avete visto altri dei miei, guardate anche gli altri video, perché vorrei portare più cose. E quindi se mi supportate un po' di più mi farebbe molto piacere. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Un abbraccio.